Stranieri in Italia e permesso di soggiorno, dal prossimo agosto scatta l'obbligo di aggiornamento al formato elettronico anche per i familiari. Formazione al via i corsi gratuiti di ECA Italia, tutti gli appuntamenti per il mese di giugno. Ben ritrovati a una nuova puntata di ECA Italia News. A partire dal prossimo 3 agosto, anche le carte di soggiorno destinate ai familiari di cittadini stranieri che risiedono in Italia passeranno dalla versione cartacea a quella elettronica. Il rilascio del documento avverrà solo in questo nuovo formato e il rinnovo o la conversione si potrà fare presentando richiesta direttamente alla questura oppure tramite kit postale presso gli uffici abilitati. Inoltre è possibile prenotare un appuntamento tramite il portale Prenota Facile della Polizia di Stato, accessibile tramite il link che vedete in sovraimpressione. I documenti cartacei già rilasciati restano validi fino alla scadenza o fino alla sostituzione con un altro documento e comunque non oltre il prossimo 3 agosto. Chiudiamo questa puntata ricordandovi i prossimi appuntamenti formativi gratuiti di ECA Italia. Anche per quest'anno, infatti, ripartono i Focus Paese, corsi online dedicati alla gestione delle risorse umane espatriate in paesi strategici per le aziende che operano su scala internazionale. Un'occasione per approfondire le principali tematiche fiscali, previdenziali, lavoristiche e di immigration necessarie per pianificare gestire correttamente il processo di espatrio. Si parte mercoledì 14 giugno con l'appuntamento dedicato agli Stati Uniti, il 21 giugno sarà la volta del Regno Unito, mentre il 28 giugno si chiuderà con la gestione fiscale degli espatriati in Francia. Per maggiori informazioni e per iscriversi vi invitiamo a visitare la sezione dedicata del sito distaccoestero.com o a collegarvi al link che vedete in sovraimpressione. E con questa notizia è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima puntata.